Benvenuti! Abbiamo vinto! Ternana 1, Parma 3! Parma 3! Partiamo con ordine in questo brevissimo post partita. Veramente lo sarà, ve lo assicuro. Allora, partiamo col dire che Paperzola voleva ancora rovinarci la partita. Scusate, tiro giù l'asta. Paperzola voleva rovinarci la partita perché un bel 2-0 Parma, eravamo, ci siamo trovati 2-1 per una miciata di Paperzola che poteva veramente riaprire la partita, anzi l'aveva riaperta e poteva costarci veramente caro, ma per fortuna poi dopo siamo riusciti a chiuderla sul 3-1. E andiamo con ordine dicendo che un Bonni oggi un Bonni da baci. Un Bonni da baci, un Bonni che dobbiamo tenercelo stretto. Dobbiamo tenercelo stretto quel ragazzo qua, perché anche in Serie A può dire la sua quel ragazzo qua. Ha un fisico alla Lukaku, alla Adriano, mettetela come ce l'avete voglia voi. Questo qua sa tenere bene il pallone e più va avanti, più gioca, più matura e più sa giocare con la squadra, con i compagni, più capisce come si fa ad attaccare la porta. E credo che potrà migliorare anche nel tiro, perché i margini di miglioramento ce li ha. Quindi Bonni, un grande Bonni che resiste alle bombe, lanciato in contropiede in velocità, fa fuori Capuano e ci regala il vantaggio. Dimostra anche un grande scatto, nonostante il suo fisico imponente. Dopodiché ci su succede che Cicci Zola fa delle uscite vuote sul calcio d'angolo. Che veramente ormai io non ho più parole. Quel portiere qua ne fa una, altro che ogni tre partite. Adesso sta facendo ogni partita, ne sta facendo più di una anche. Quindi, boh, io non so cosa dire, però i risultati sono questi qua. 16esimo Bonni, ancora protagonista, che si procura un rigore, lo va a tirare bene, che segna. 44esimo, c'è un rigore per la Ternana, lo batte Raimondo e lo sbatte le stelle per nostra fortuna. Un rigore veramente orrendo. Al 47esimo, niente, c'è la famosa miciata numero 2 che ci costa il gol di Paperzola. C'è un cross da 30 metri. E praticamente scodellato in area, tranquillo, Paperzola va per prenderlo, non lo trattiene, cioè un cross telefonato, non lo trattiene e alla fine Luperin la sbatte dentro, la ribatte dentro. Per fortuna che al 58esimo Dennis Mann, un grandissimo Dennis Mann, che è subentrato nel secondo tempo, ha fatto riposino, è tornato nel secondo tempo. Messo dentro da Pecchia, praticamente va sulla fascia destra. Praticamente due avversari lo vanno a cercare di chiudere. Lui intelligente dà un pallone delizioso, trovando del Prato dentro l'area di rigore che la sbatte rasoterra in mezzo davanti al portiere. E facciamo gol. Facciamo ancora gol con Bene o autogol, ma comunque per me. È gol del Parma. Una squadra che per fortuna è riuscita a resistere e poi a segnare il terzo gol. Se no, adesso stavamo parlando d'altro. Comunque, grazie anche a quel ragazzo qua che sicuramente ci potrebbe far comodo anche in Serie A, ci farà comodo. Io spero che l'amico Kraus confermi quel ragazzo qua. Assolutamente, anche se lo chiedessero tanti grandi club. Dennis Mann, dove abbiamo delle voci che lo vuole il Borussia Dortmund, però sinceramente, cioè, salvo cifre stratosferiche, non esiste cedere Dennis Mann, Circati e Bonny. Assolutamente, non è, oltre a Bernabé, ovviamente. Cioè, questi quattro qua, più aggiungerei anche Steves, che è abbastanza, direi, importante,
bisognerebbe assolutamente che non venissero ceduti, salvo cifre stratosferiche che ci consentano di prendere dei degni sostituti, ma gente sicuramente da Serie A e di alto livello. Se no, ce li teniamo stretti. Basta, come vedete, ho già finito. Sono soddisfatto di questa partita in cui mi sono veramente tornato a rilassare. Come dicevo, i gialloblu dovevano reagire bene, farmi capire di non essere in crisi o comunque di averla superata. Diciamo, esame superato. L'unica cosa, vabbè, purtroppo, non, cioè. Se abbiamo Paperzola che ogni volta cerca di fare, cioè ci fa beccare un gol, o comunque fa una cappella, due cappelle, uscite vuote, eccetera, prima o poi il gol lo becchi e ragazzi, io non lo so, cioè io in questo caso, come quando parlavo di Valenti, Lautaro Valenti, che per me dovrebbe comunque giocare anche lui, perché se gioca Osorio, ragazzi, posso giocare anch'io, come dire, con la stampella. Ecco, però come dovrebbe giocare Valenti, dovrebbe giocare anche Turk, ok? Perché sì, perché Paperzola non merita di giocare 38 partite sempre titolare, è inutile. Abbiamo due portieri di assoluto livello anche in panca, di cui Turk secondo me non farebbe rimpiangere per un cazzo di niente Paperzola, e è inutile rischiare tutte le volte dei punti in quella maniera qua. Io dico Pecchia, ma sotto questo aspetto non ci siamo, perché allora se vogliamo metterla così, caro mio amico Pecchia, mi spieghi una cosa? Allora, Turk, per esempio, se tu lo facessi giocare, no? Fai la famosa rotazione che stai facendo, cioè praticamente tu li fai giocare tutti. Allora, siccome li fai giocare tutti, fammi giocare anche Valenti Lautaro, eh? Non è Lautaro Martinez, ma Lautaro Valenti, dovresti conoscerlo, un difensore del Parma, e Turk almeno, ok? Ma fagliene fare qualcuno di partite in Serie B, per porco zio, cioè o a Paperzola viene espulso, o gli viene la febbre o roba del genere, o se si fa male, o se no a te non lo fai mai giocare, però con tutte le cappelle che ha fatto Cicci Zola, secondo me meriterebbero una chance anche gli altri ragazzi in panchina, gli altri portieri, boh, non lo so. Vabbè, comunque dai ragazzi, siamo primi in attesa domani di vedere come finirà Como Venezia. E quindi, tutto sommato, ripeto, sono contento perché se non era per quella cappella, ne fate due o tre in partita, però quella ci è costato il gol subito. Se non fosse per quelle cagate lì di Cicci Zola, noi oggi potevo praticamente dormire, rilassarmi sul divano fino all'ultimo secondo. Purtroppo ho dovuto aspettare un attimo. Va bene, io vi saluto, è tardi, è ora di andare a mettere qualcosa sotto i denti. Vi saluto, forza Parma, forza gialloblu!